Sarà di nuovo Sir Perugia, Cucine Lube, Civitanova la finale del campionato di Superlega. Anche quest'anno la formazione umbra affronterà la squadra marchigiana che ha battuto l'Itas Trentino nell'altra semifinale che si disputava proprio questa sera, trascinando il match al tiebreak. Qui al Palabarton di Perugia invece la Sir si impone sulla Leo Shoes Modena in 4 set. Dopo una partenza difficile dove gli emiliani hanno ricevuto benissimo, la Sir ha chiuso a 19, ma poi subito 25-20 il secondo parziale, 27-25 la terza frazione combattutissima e trascinata fino ai vantaggi, e poi il quarto e decisivo set che si è chiuso 25-15. 15 i block vincenti di casa bianconera, i Black Devils chiudono con il 57% di positività in attacco di squadra e 8 ace, di cui 6 messi a segno da Wilfredo Leon e 1 da Kamil Rykliski. Un ace anche per Matthew Anderson, che questa sera è stato votato all'unanimità MVP del match con il suo 73% di efficacia in attacco. Dopo gara 3 non credevo di essere eliminato, però la grande partita del 24 di aprile è stata veramente provvidenziale. Il carattere e la forza mentale e il bisogno del 24 di aprile a Modena ha fatto in modo di giocare questa partita, che è solo una conseguenza di quella, perché la spinta che abbiamo preso noi, la consapevolezza, la forza del 24 di aprile è arrivata qui. Abbiamo visto che poi abbiamo giocato con scioltezza, con grande serenità, poi a parte il primo set che avevamo un po' la paura ecco. Finalmente abbiamo fatto valere il valore campo, no? Sono stati bravi nel terzo set a portarlo a casa, che era punto a punto, è stato molto emozionante. Poteva essere facile distrarsi e magari avere anche un po' paura, no? Però siamo stati bravi fino all'ultimo punto a stare lì con la testa e portarlo a casa. Probabilmente è stata quella la svolta della partita. Loro hanno giocato una grande pallavolo, hanno ricevuto molto bene, hanno battuto molto bene, hanno attaccato molto bene, hanno avuto 9 occasioni con la palla doppia più e le hanno messe tutte giù per terra. Per cui lì non è che c'è tanto da recriminare o da dire ai ragazzi, perché sono stati veramente... Modena ha giocato il primo set da incorniciare. Dopo è chiaro che noi siamo riusciti a battere anche noi molto forte, a cominciare a metterli in difficoltà, e quindi adesso non so le ragioni per le quali Leal non ha giocato, però è chiaro che hanno perso un po' di battuta, di muro, di attacco soprattutto, però Van Garderen in queste ultime due partite ha giocato una pallavolo anche lui di altissimo livello, per cui siamo stati bravissimi a reagire dopo il primo set, a continuare a credere nella vittoria finale. Alla fine l'abbiamo sputata meritatamente.